Eccoci qui, siamo con Daniela Magnani, il caposala della terapia intensiva del Policlinico. E Daniela, com'è cambiata la tua vita professionale in questi mesi di pandemia? Allora, la vita professionale è cambiata molto perché naturalmente è aumentato moltissimo il carico di lavoro, perché la terapia intensiva si è molto ingrandita, così come il numero di professionisti che mi trovo a coordinare e gestire. È aumentato il carico di lavoro, sono aumentate le sfide, però di pari passo è aumentato anche quello che abbiamo imparato, perché chiaramente è stata una grande sfida, con enormi difficoltà, soprattutto inizialmente, però si porta sempre anche a casa un bagaglio di conoscenze e competenze. Abbiamo imparato ad aprire e chiudere reparti con sempre maggiore efficacia ed efficienza, adattandoci alle esigenze degli assistiti, insomma, ai bisogni anche dei cittadini. Ad espandere e contrarre le equip, integrando di volta in volta, in caso di bisogno, colleghi di altri reparti che sono venuti a darci una mano e che abbiamo velocemente formato, ma che con i quali in realtà c'è stato uno scambio di competenze che ha arricchito tutti alla fine, anche dal punto di vista umano, perché chiaramente abbiamo vissuto delle vicende che hanno creato anche dei legami, insomma, importanti, oltre che professionali. Daniela, verso fine di febbraio, direi del 2020, abbiamo ricoverato il primo paziente. Si parlava di Covid già da qualche mese, prima sembrava una cosa lontanissima, poi pian piano si è avvicinata. Quando vi hanno detto che stavate per ricoverare il primo paziente positivo e anche da terapia intensiva, quindi comunque sicuramente grave, cosa vi siete detti? Come l'avete vissuta questa cosa? Te lo ricordi? Allora, come professionisti, devo dire la verità, eravamo pronti, ci siamo sentiti pronti perché noi avevamo iniziato una preparazione in precedenza, nei minimi dettagli, sia nell'organizzazione del reparto che nella vestizione e svestizione. Avevamo fatto addestramenti e quindi ci siamo sentiti pronti. Chiaro, con la paura delle incognite che all'epoca ancora c'erano, soprattutto rispetto alle vie di trasmissione, al contagio. E però quando è arrivato siamo persone che abituate a lavorare nell'emergenza-urgenza e quindi nel momento in cui c'è bisogno siamo andati con grande professionalità. Dal punto di vista dei comportamenti delle persone, io sono rimasta stupita da tantissime cose, potrei scrivere un libro. Per esempio, i colleghi che non avevano figli, che insistevano per vestirsi loro e andare dentro con i pazienti Covid per preservare quelli che avevano, per esempio, dei bambini piccoli a casa. E abbiamo fatto turni massacranti all'inizio, prima di riuscire a riorganizzarci come personale, e quei pochi giorni di riposo che erano a casa, le persone mi chiamavano per sapere se ero sicura che non avevo bisogno quel giorno. Quindi una grande disponibilità, una grande abnegazione, una grande anche famiglia, veramente. Anche se non è ancora finita, come giustamente dicevi tu, è possibile magari provare a ricordare un po' questi 14 mesi che ci sono stati da quando è cominciata questa pandemia. E tra le tantissime storie e persone che avete sicuramente incontrato in questi mesi, c'è qualcosa che ti è rimasto più impresso che magari ci vuoi raccontare? Ma allora, in generale, la cosa che ha colpito di più, anche come coordinatore, all'inizio è stata anche sul fronte dei collaboratori, perché all'inizio c'era molta paura, non sapevamo bene come si trasmettesse questa malattia e quindi ho dovuto, insomma, vedere tutti i giorni la paura nello sguardo di chi però veniva con tutta la dedizione, l'abnegazione, il sovraccarico di lavoro che c'è stato. E poi pian piano la cosa che, man mano che abbiamo imparato a gestire questa malattia, anche dal punto di vista della nostra sicurezza, dopo ha preso il sopravvento invece la sofferenza degli assistiti, oltre che per la malattia fisica e mentale, per la malattia, la cosa che mi ha segnato di più personalmente
era la sofferenza dovuta all'isolamento e al distacco dalle famiglie. Come coordinatore ero meno al letto dei malati, questa sofferenza mi veniva riportata dagli infermieri, ma spesso sentivo al telefono i familiari, l'angoscia, la disperazione dei familiari in attesa di queste telefonate che poi arrivavano quotidianamente dai medici, ma mi rendevano proprio partecipi di questa attesa, di questa telefonata che era una cosa veramente molto angosciosa. E naturalmente era l'angoscia anche nostra, perché stando a stretto contatto con le famiglie, con i familiari, è stata difficile, è un fardello difficile da portare. Per fortuna nella terza ondata ci siamo organizzati per far entrare i familiari con tutte le dovute misure di sicurezza e questo è stato alleggerito anche noi, ecco, il nostro carico emotivo, insomma. L'ultimissima, un po' avevi dato già qualche suggestione su questo tema all'inizio, non siamo alla fine, però ormai dopo 14 mesi cosa pensi ci possa lasciare questa esperienza sanitaria un po' a tutti? Allora, io non vorrei dare dei messaggi di fine esperienza perché non è finita. È vero, abbiamo qualche malato in meno, ma ci sono ancora e quando arrivano sono gravi esattamente come prima, stanno con noi a volte molto tempo e quindi io spero che riusciamo tutti quanti a riconquistarci quei pochi spazi, o meglio pochi, pian piano saranno sempre di più, con gradualità, spazi di libertà. Ma con la consapevolezza che non è finita, che il virus circola ancora, che le varianti che sono in circolazione sono ad alta contagiosità e quindi con le norme che ci sono state date si può pian piano affrontare comunque la vita normale. Aggiungerei che noi professionisti sanitari siamo la prova vivente che si può stare in stanze di degenza con malati Covid senza ammalarci a nostra volta. Devo dire che nel nostro reparto il numero dei contagi è stato molto basso e spesso contratto in famiglia e non sul luogo di lavoro. E questo dimostra che con una mascherina, gel e il distanziamento questo è sufficiente per poterci pian piano riappropriare anche ed speriamo che la nostra vita.